Mister, ci apprestiamo a questa partita difficile domani in casa contro il Lecco, una partita contro una squadra che va per la maggiore e che la Pistoiese è chiamata a giocare al massimo delle sue potenzialità. Anche perché se non giocassimo al massimo le nostre potenzialità non avremmo scampo contro un avversario forte, contro un avversario organizzato che ha una bella classifica, che ha grande qualità, soprattutto nel reparto offensivo. Giocatori che ti spostano gli equilibri per capacità tecniche e per forza. Una partita tosta, ma abbiamo la necessità assoluta di fare punti, quindi siamo consapevoli di questo. Cercheremo di fare il massimo per invertire questo trend negativo dell'ultimo periodo per ritornare a smuovere la classifica. La squadra Lucca era andata decimata per varie defezioni, squalifiche, infortuni e Covid. Poi anche l'espulsione dopo pochi minuti ha compromesso un po' le cose. Ecco. Ora questa partita qui come la affrontiamo? Ci sono dei ragazzi recuperati? C'è la possibilità di vedere una squadra un po' più, diciamo, un po' più di equilibrio nella formazione? Ma allora, di quei ragazzi che erano fuori per il Covid, alcuni li recuperiamo sapendo però che comunque non hanno tutti lo stesso tipo di percorso, ovvero non tutti si sono allenati costantemente con la squadra, alcuni solamente negli ultimi 2 giorni, chi magari ha qualche allenamento in più. Ovviamente saranno assenti gli squalificati, sarà assente ancora Varga che ancora non ha recuperato dal problema al polpaccio, e poi vedremo quanti ne avrò in totale a disposizione. Ci abbiamo un paio di dubbi su qualche problematica di affaticamento muscolare, vediamo fino a domattina se riusciamo a recuperarli tutti o meno. Di sicuro, a differenza di Luca, avrò qualche elemento in più a disposizione e questo, insomma, di questo ne siamo tutti felici. Quali sono i maggiori pericoli che possono arrivare dal Lecco? Lecco è una squadra di qualità, proposta a un gioco offensivo, di solito utilizzano nell'ultimo periodo un 3-4-1-2 con esterni comunque tecnici, propositivi, che fanno della fase offensiva la loro qualità migliore, e giocatori forti, uno su tutto, Iocolano, che ha veramente grandi qualità tecniche, capacità balistiche per poter incidere sia direttamente sia servendo i propri compagni per tutta la fase offensiva avversaria. Non a caso sono lassù in classifica e secondo me per la qualità di gioco espressa avrebbero meritato anche qualche punto in più. E la Pistoiese, quali saranno le armi che potrà avere a disposizione? Noi dobbiamo mettere cuore, dobbiamo mettere gamba, dobbiamo mettere voglia di uscire da questo momento, di rendere la vita difficile a un avversario forte. Abbiamo questa necessità, la necessità di andare a giocarci sempre su ogni pallone, sapendo che può essere un pallone determinante per il risultato della gara, e che non abbiamo bisogno, abbiamo assoluta necessità di cominciare a fare punti. E la squadra con che spirito si allena? Ha subito un po' il contraccolpo oppure c'è voglia di riscatto? La squadra da quando sono arrivato si è sempre allenata benissimo, con le nostre difficoltà, perché vi ho detto che fino a sabato scorso non ero mai riuscito ad allenare in 11 contro 11, sempre 12, 14, 15, 18. Questa settimana siamo riusciti anche ad arrivare a lavorare anche sulle delle contrapposizioni reali. Io la disponibilità e la volontà da parte dei ragazzi l'ho trovata fin da subito,
Poi dopo ora bisogna essere bravi a lasciare da parte le chiacchiere e dimostrarlo sul campo, dimostrarlo con una partita gagliarda, tosta, volenterosa, in modo tale che se ci fossero dei gap tecnici con l'avversario possano essere compensati dalla parte agonistica. Grazie mister, in bocca al lupo. Il lupo.